Salve a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo episodio di GTA 5. Comunque, faccio vedere una cosa: se passate a Franklin si attiva automaticamente la missione per inseguire lì così, no? Io e Onel si stanno minacciando proprio la rotta di... Che? Si è bloccato? Non ci posso credere se blocco. Ah no, ecco. Pensavo che si era bloccato il gioco invece. Ok, dobbiamo seguire gli O'Neill. Hey man, me and Chop on these punks. We're coming up to WA. Okay, devo solo inseguirle, non devo sparare. Alright, alright, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockers into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to... Taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business stealing pricks on the road. Hey, dog, can you like get on it? Cause these. Ok, qua non dobbiamo perdere di vista gli O'Neill, perché stavamo minacciando proprio con gli stessi che hanno attaccato la casa di Deborah, credo. Che ne sa nessuna morte, credo. Ah no. Sono duri a morire questi qui. Hey, let's roll on this fool, Chop. Do it. Oh shit! Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Don't worry. Incoming. Incoming. Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the Sandy Shore, so... Here she is, the Biz Alley. Remember, she ain't mine. Sotto in elicottero, non... in aereo. Dobbiamo raggiungere la foresta. Ma come si chiama la missione Predator? Look, why do these guys, the O'Neills, want you dead anyway? There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! And they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wow, what's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah, but I sense you're...
them hick dudes in the woods. Okay, we should have vediamo dove sono il tuo fratello O'Neill. Ok. No, è qui. Eccolo lì. Oh, quelle fede. Ma giù che c'è? Beccato. They're gonna be heading to higher ground. Check the hill. Move your sight up a little. I might have seen him. Aspetta, quello è Freddy, non mi sbaglio. Ma cosa ho sparato con il raggio avanti? Bastardi. Se devo seguire Choppa. Comunque finalmente però qualche missione in cui Choppa è protagonista. Da quando cazzo corre Choppa però. E mi ha fatto pure il lanciarazzo. Yeah. Dobbiamo andare a prendere Frank. Dobbiamo pure recuperare il lanciarazzo. Che fa ridere quando trovo lo fatto. Oh, ti ha fatto! Ok, nella pista d'atterraggio. Anche Chop ringrazio. Didn't I say what happened after they stole the contract?
Ah, stava parlando di quando Trevor ha fatto proprio la sua storica impresa di aver incendiato proprio la fattoria degli O'Neill. Vi ricordate quella missione, la missione in cui Trevor ha incendiato la fattoria degli O'Neill perché gli O'Neill non erano d'accordo con Trevor. Ok, atterriamo. Cerchiamo di fare un atterraggio morbido. Non atterrare bruscamente. Sembra proprio atterraggio brusco. Trev, man, we're gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back in Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Apretalo, si chiama. Ci ho messo proprio un casino di tempo per completare la missione. Coppia alla testa, ma no. Bastavano 3 per beccare la medaglia d'oro. E ok, ragazzi, termina qui anche questo episodio di GTA 5. Ok, comunque vabbè, che poi ci servono anche del materiale per la rapina al paleto. Non so, credo che potrei anche farlo tranquillamente in off-camera, eh. Il fatto di recuperare la roba e prepararci. Quanto riguarda le missioni sconosciute e folli, non so se farle proprio dopo aver completato tutte le missioni principali oppure farlo più in avanti. Vabbè, adesso che la missione per tutte, ci becchiamo alla prossima.